benvenuti al ristorante del pescatore di Riccione. Io sono Daniele Scatolari e vado a presentarvi una ricetta molto semplice e anche gustosa. Si chiama branzino in crosta di patate ripieno di carciofi. Andiamo ad elencare gli ingredienti principali per questa ricetta, che è ovviamente il branzino, poi delle patate goffrate, tagliate in un modo particolare, dei carciofi freschi saltati con dell'aglio, della concassé o dei pomodorini, quello che uno preferisce, dell'olio con dell'aglio aromatizzato, delle erbe aromatiche e sale profumato. Adesso andiamo a sfilettare questo branzino e andiamo a togliere la spina completamente. Con degli stecchini che poi verranno tolti ovviamente, andiamo a chiudere i modulini, mettiamo nella testa. Le patate le mettiamo così lateralmente, che danno croccantezza al piatto, e vanno a rosolare. Un altro po' di olio. La preparazione del branzino è terminata, adesso lo andiamo a infornare per 10 minuti a 200 gradi in forno convenzionale.